Buongiorno da Londra. Good morning. Good morning. Stiamo andando da Ikea. Strano, ma vero. Non si vede che mi piace Ikea, ragazzi. E stiamo andando perché ci serve qualcosina. Per la casa. Come ad esempio una pentola in più. Ho il fiatone perché sto camminando. Cioè, non avendo ancora arredato tutta la casa, e ci servono ancora queste piccole cosine. Il cielo è molto bello oggi. Allora, noi adesso raggiungiamo la metro. Allora, eravamo da Ikea e adesso siamo sull'overground. L'Overground è una delle metro più nuove di Londra. Tra l'altro è una metro che va più che altro in periferia. Vabbè, non è solamente il fatto di andare lì a camminare, è anche il fatto che poi devi portarti le buste. Il mio schienetto matte, infatti, ha le mani rossissime. Ciao ragazzi! Allora, siamo tornati a casina. E adesso vi facciamo vedere quello che abbiamo preso da Ikea. Matteo si cambia e io mi sono già messa in tenuta pigiama. Fantastico. Ho letto i commenti che mi avete lasciato nell'ultimo vlog e molti di voi mi hanno chiesto come ho fatto a trasferirmi, cioè tutte le cose, se posso fare un video dove appunto spiego come organizzare tutto questo. Lo farò più in là, ragazze, ve lo prometto, lo farò più in là quando sono certa di potervi spiegare tutto bene. Comunque ora metto a posto. Comunque adesso prendo le cose. Avevo camminato talmente tanto, dovete sapere, che ho la caviglia infiammata, il tendine della caviglia infiammato, infatti sto leggermente zoppicando, cosa Hello, che guys. Non mi va assolutamente bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ho freddo. Non vedo l'ora comunque, ragazze, di sistemarmi bene, avere una postazione make up, perché nella zona del closet, scusate, della cabina armadio, vorrei fare anche una piccola postazione make up, così che il trucco e il cambio abiti avviene là. Invece per il momento mi sto truccando in soggiorno, però vabbè, è anche vero che la mattina, grazie a queste belle finestre, sia quella che questa, il sole è fantastico, la luce è fantastica qua. Infatti io ho amato anche questo appartamento proprio per quello, perché per me è fondamentale per i video, nonostante io debba assolutamente acquistare delle luci. Mentre ieri invece, guardate, ho preso questa candela, e questa candela è praticamente una delle più amate in America, si chiama Christmas Cookie. Questa candela che sa, doveva metterlo di vaniglia, però proprio sa di biscotti appena sfornati ed è qualcosa di incredibile. Ah, molti di voi nell'ultimo video cover mi hanno chiesto che attrezzatura io ho. Guardate che bello, si vedono le case inglesi. mi avete chiesto qual è l'attrezzatura che utilizzo, anche per quello farò un video a parte. Dovete sapere che tutta questa attrezzatura non proviene da nessun sito, ma sono tutti soldini di Matte. È stato lui a farmi questo regalo di compleanno. È tutta roba professionale, nel senso che non è sicuramente il primo microfono che ha preso, insieme anche a questo. Non è sicuramente il primo microfono trovato per strada. Poi questa tastiera, le cuffie, anche queste altre cuffie. È proprio presa da appunto negozi professionali per queste cose, cioè proprio per musica.
Allora, abbiamo preso da IKEA, se vi interessa, ma io so che mi avevate detto anche di fare, cioè, alcune ragazze che commentano spesso mi dicono, devi far vedere quello che compri. Quindi, allora, abbiamo preso le posate nuove, sono quelle semplici, sono costate 8 pound, credo, 8 sterline, insomma, pochissimo, sono quelle semplici in acciaio. Ma sono veramente molto belle. Poi queste padelle che sono davvero bellissime. Nonostante comunque, cioè, IKEA sia comunque un qualcosa di molto economico, fa davvero cose davvero buone. Anche perché le padelle che avevamo noi sono vecchie. Quelle che appunto ci ha lasciato già la casa, sono vecchie, a noi non ci piace molto cucinare su padelle comunque già usate, quindi comunque abbiamo preso qualcosa di nuovo noi. Classici strumenti da cucina, per esempio la paletta per girare, magari se cuoci, che ne so, il pesce, la carne, eccetera, eccetera, e vuoi girare, non avevamo quello. Questo per la pasta, spaghetti, eccetera, eccetera, non avevamo un piffero, ok? Abbiamo preso un sacco di quindi abiti che dobbiamo mettere, aspettate un attimo, che dobbiamo mettere appunto nella cosa, certo, nella cabina armadio. Comunque, dei classici taglieri, uno piccolino celeste e uno verde. Abbiamo preso questo corredo. Comunque, lenzuolo è appunto federe di questa fantasia che la trovo elegante, carina, semplice. Sono questi piccoli vasettini appunto ideali per mettere qualsiasi cosa, cioè il caffè, lo zucchero, il sale. Ok. Poi abbiamo preso queste ciotoline per fare per mangiare il riso oppure per fare delle macedonie o per fare il couscous, queste cose così. Appunto grigia per Matteo e logicamente rosa cipria per me. Io volevo tutto il set rosa e grigio, infatti se riuscirò appunto prenderò i vari colori diversi, cioè grigio e rosa, però compongo il set. Io adoro il grigio, adoro il rosa, insieme sono fantastici secondo me. E poi ho preso questa ciotolina semplice bianca che serve tipo per le insalate, insomma, serve sempre una ciotola di queste dimensioni. Allora, cioè, grazie anche a Matte, abbiamo messo le lucine lì, non siamo ancora certi che ci piaccia del tutto, però insomma. Sono indecisa se lasciarle qua oppure prenderle là per dare un tocco di luce. Ora vediamo. Poi abbiamo messo queste che sono delle stelle e stile appunto Frozen. E, logicamente non è terminato perché qua ci sarà tutto delle ghirlande verdi, probabilmente anche con qualche fiore rosso. Qua sarà sicuramente candelabri, vasi di fiori e poi forse qua faremo l'albero di Natale perché comunque qua tra poco si inizia già con gli addobbi natalizi, anzi è già iniziato appunto perché qua a Londra si fa così, cioè dopo Halloween subito si inizia con i decori natalizi. Sono troppo fiera di come è venuto, cioè è proprio magico. Ora mi metto a cambiare anche le lenzuola. Logicamente qua è troppo bianco, quindi penso che sicuramente ci sarà qualche decoro più floreale, qualcosa che dà colore. Stavamo guardando Harry Potter. Adesso andiamo a letto perché siamo Ho distrutti. sonno io. No. Buonanotte. Buonanotte.